trasferirti in tutto il perimetro della grande città, dell'urbana, della città urbana e suburbana. Estamos viviendo hace, empezó hace más o menos unos 5 años lo que se llamó la réforme territoriale. Estamos viviendo de 5 años en esta parte, quella que en Francia è stata definita la riforma territoriale. Que fue una reestructuración administrativa de Francia que tiene su importancia. Che emblematicamente la, una ristrutturazione generale di quanto concerne l'ambito sociale francese. Perché va a strutturare il paese in metropolis, e è la metropolizzazione. Che va a ridefinire il territorio rispetto al concetto di metropolizzazione. Penso sia abbastanza simile al nostro concetto di città metropolitana. Che eso che passa? Concentra tutto l'investimento economico in centros, in metropolis, perché va a essere lucrativo. Questo fa sì che i grandi investimenti del capitale avvengano nei centri e nelle concentrazioni urbane, perché va, da un punto di vista economico, è molto, rende molto di più che non le inversioni nelle campagne. E a sua vez, con tutta una politica di austerità, però che è la misma in Italia, e come conseguenza il governo attua di pari passo una politica di austerità per ridurre il costo del Stato, riducendo per lo tanto tutto quello che sono i servizi pubblici. Che per ridurre il classico meccanismo che succede in Italia, aggiungo io in Europa, il classico meccanismo della riduzione della spesa pubblica. E sono giustamente in esos territori rurali, in esas piccole città, che era il tejido dei servizi pubblici. E giustamente in tutto il territorio non di grande concentrazione urbana, dove era presente tutto il tessuto di quello che possiamo definire il tessuto sociale, scusate la ripetizione, sì. E giustamente è, diciamo, tutti questi servizi pubblici permettevano che la popolazione, a pesar di vivere in territori non attraenti economicamente, o sea che non presentavano facilità di encontrar trabajo. Sì, questo è andato a colpire tutto quel tessuto sociale che permetteva nei territori urbani una, diciamo così, la possibilità di lavoro a molte persone. Tutto questo viene a mancare con questa nuova politica governativa, con la ristrettezza degli investimenti nel settore rurale. Y entonces nos encontramos con una población que cada vez se va empobreciendo más y teniendo que pagar por servicios que anteriormente eran gratuitos.